Nasce il coordinamento pratese della mozione Orlando in vista del congresso del PD e delle primarie del 30 aprile. A guidarlo sarà la consigliera regionale Ilaria Bugetti, affiancata da una nutrita squadra di persone tra amministratori locali, attuali ed ex, sindacalisti, giovani impegnati e semplici iscritti. Tra loro troviamo il sindaco di Poggio a Caiano Marco Martini, l'assessore alla cultura di Montemurlo Giuseppe Forastiero, l'ex primo cittadino di Carmignano Doriano Cirri, la consigliera comunale di Prato Cristina Sanzò, il capo della funzione pubblica CGL Sandro Malucchi e i giovani Francesco Bellandi e Giosuè Prestanti. Il motto del gruppo riprende le parole del loro leader Andrea Orlando, un lavoro di tessitura. Ricostruire il PD, di motivare le persone che sono deluse, che sono stanche, tutti gli iscritti, quindi stare sui territori, ascoltare e tenere insieme quella che è la nostra casa e quindi unire le varie anime di questo partito. Non ha ancora una data certa, ma è molto probabile che nel suo tour elettorale Orlando farà tappa a Prato. Sono stati invitati anche gli ex ministri Damiano e Carrozza. Lui aveva proposto una conferenza programmatica che, visti i tempi, non è stato possibile realizzare. Ne ha parlato chiaramente, ha detto che non si ferma qui, ma che questa conferenza programmatica andrà fatta. Qual è il senso? Il senso è che ci si deve mettere a un tavolo e riaffrontare quei temi come il lavoro, il sociale, le disuguaglianze che stanno ovviamente affliggendo il nostro paese, e di questo c'è tanto bisogno di parlare e di ridiscutere senza toni alti e con metodi e modi più volti all'ascolto e meno alla protesta e alla disgregazione.